aggiudicati e quindi noi non siamo in affidamento diretto da parte del Comune di Milano. Noi gestiamo un contratto di servizio vinto a seguito di una gara che dovremo reiterare a brevissimo, perché il Covid ha consentito una serie di proroghe del contratto in essere, ma entro il 26 il Comune di Milano dovrà aver ribandito la gara che noi dovremo riaggiudicarci. Questi sono momenti di confronto col mercato che ha avuto anche A2A con la quotazione e quindi col cambio un po' delle sue regole di governance. Sono momenti di turnaround delle aziende che però le fanno crescere. Quindi, e situazioni dove dire, il mercato non è mai stato un tema di confronto, e nel trasporto pubblico locale ce ne sono parecchie, tendenzialmente portano le aziende, poi c'è un amico Nicola Pascali che poi un po' anche Francesco, insomma, vedo le medesime provenienze, è amministratore dell'azienda di Napoli oltre che direttore dell'agenzia di Monza, e sono situazioni nelle quali il mancato confronto col mercato ha trascinato un po', come dire, verso una logica di pubblica amministrazione un'azienda. Quando citavi la Madia, sono d'accordissimo, la Madia è un'aberrazione, ma è un'aberrazione perché pretende di imporre dei meccanismi di gestione di un'azienda, che è un'azienda che ha insito, come dire, da codice civile un rischio imprenditoriale, manageriale e quant'altro, con le regole della pubblica amministrazione, che è un'altra cosa. Quindi quando c'è questo misunderstanding e quando le aziende vengono trascinate un po' e assorbite nella logica della pubblica amministrazione, perdono la loro natura imprenditoriale e, come dire, gli esempi poi portano a situazioni di crisi più o meno conclamata. Quindi uno dei successi del modello Milano, del gruppo, diciamo, industriale Comune di Milano, secondo me, è che col mercato in realtà ci siamo incrociati, come dire, ne abbiamo colto, adesso dico SEA, A2A e ATM, insomma le tre in termini di volumi grosse, però c'è stata questa cosa, il confronto col mercato ha riportato una logica imprenditoriale dentro questa azienda, ancorché ad azionista pubblico, e ne ha consentito un'evoluzione che non è scontata ed è quello che ha creato, secondo me, valore, e invece ha creato situazioni di criticità altrove. Quindi il tema del mercato, anche sulla raccolta rifiuti, no? Citavi prima la raccolta rifiuti. Settori, c'è il mercato e il mercato. E sì, sono d'accordo con te, c'è modo diverso di competere, no? Certo. È chiaro che la competizione che oggi, adesso il mercato c'è più un mercato tutelato, quindi non so, che vede A2A competere sulla base clienti consumatori, no? Adesso più o meno è diverso rispetto al fatto di dire AMSA vince l'appalto per la gestione dei rifiuti su Milano, e a quel punto per n anni Milano è un mercato che gestisce AMSA. Quindi sono modalità diverse, ma c'è sempre, come dire, la necessità per le aziende di ripensarsi e doversi mettere in discussione. Perché? Perché c'è un momento di discontinuità che è anche una minaccia, perché, vuol dire, che però, vuol dire, se non ci avremo un tappazza si fa crescere. Quindi, la fortuna è stata che tutte le aziende come di Milano sono cresciute in questo modo, cresciute anche in consapevolezza come aziende separate. Beh, certo. Ringrazio l'amministratore di ATM. Ma lo dico per la Presidente. Sì, no, tra l'altro colgo l'occasione anche per dire che è presente il vicepresidente di SEA, che è qui con noi, anche se purtroppo fuori dalla porta. E chiedevo a voi se volevate anche, non so, Sant'Agostino, volevi completare, diciamo, il panel degli interventi. Completare non mi permetto, completare non mi permetto, dico solo che mi sono ritrovato molto nelle parole dell'intervento che ha fatto l'assessore Conte, a
parte la parte dei cartoni serali, perché io sono fermo a Peppa Pig e Mary Poppins, quindi non ancora le favole di Fedon, sembra che siano ancora lontane. Un tema credo sia che, come diceva l'assessore Conte, le dimensioni delle aziende contano. E ce ne siamo accorti soprattutto in questi anni, dove dopo la pandemia è arrivata la guerra, le guerre, è arrivato l'aumento dei costi dell'energia, il settore idrico è un settore energivoro, il 25% dei costi che CAP ha sostenuto nel 2022 riguardano i costi dell'energia, il 25%, rispetto a un trend che era invece del 15%. L'aumento dei tassi di interesse per aziende che evidentemente sono strutturate, ma hanno la necessità, in alcuni casi possono permettersi di indebitarsi, un conto è lo facessero con i tassi che c'erano fino a 2-3 anni fa, un conto con i tassi invece che ci sono adesso, e i piani industriali in molti casi prevedono degli investimenti ora, domani, non permettono di aspettare alcuni anni, così come progetti che erano stati immaginati con un piano economico finanziario pre-pandemia o subito dopo la pandemia, che aveva dei costi e che hanno visto i costi con gli aumenti materiali schizzare, mettendo in dubbio la possibilità di fare o meno quegli investimenti. Chi era strutturato, le grandi aziende hanno potuto continuare e farsi carico anche dell'aumento dei costi. Le piccole aziende hanno preferito mettere un attimo da parte l'investimento, con le ripercussioni negative che questo ha significato. L'altro tema, che non è stato affrontato, quindi lo aggiungo solo come ulteriore riflessione, avendo fatto l'amministratore pubblico fino a 8 mesi fa, c'è un tema che probabilmente non riguarda il Comune di Milano, lo dico perché l'assessore di Torino venerdì mi ha ripreso dopo che ho detto questa cosa, ma secondo me è molto vera. Oggi ho incontrato due sindaci, uno di un comune di 20.000 abitanti e uno di un comune di 5.000 abitanti dell'area metropolitana. C'è un tema di risorse della pubblica amministrazione, non risorse economiche, risorse umane di competenze. Ripeto, Milano probabilmente questa cosa non l'ascolta, che incide pesantemente anche sul ruolo che hanno le aziende pubbliche oggi. Mentre prima, 15 anni fa, le aziende pubbliche erano dei veri e propri enti strumentali, quindi seguivano le indicazioni del socio di maggioranza o della compagine pubblica che guidava l'azienda. Oggi guardate che non è più così. Oggi ci si trova a confrontarsi con realtà, ovviamente la situazione è acuita, man mano diminuiscono le dimensioni del socio, in cui mancano davvero le competenze e cambia il ruolo dell'azienda. L'azienda pubblica non è soltanto l'azienda che fa quello che dice l'assemblea dei soci, ma che molto spesso supporta, se vogliamo usare un termine blando, ma spesso guida le scelte ed è molto più avanti rispetto a dei comuni che purtroppo non possono più portare soltanto il loro punto di vista, ma si appoggiano totalmente all'azienda. Questo lo puoi fare se è un'azienda grande, se ha le competenze, e oggi sta diventando molto complicato, perché purtroppo, e questo temo sia una crisi irreversibile, perché anche confrontandomi oggi con i sindaci ci chiedevamo, ma quale può essere l'inversione a U che riporta le competenze come una volta? Noi amministratori ci preoccupavamo nel 2010, quando c'è stata la grande crisi, il blocco del turnover, perché dicevamo non possiamo più assumere personale. Ma tutta quella fascia di persone, di dipendenti pubblici che oggi hanno 50-60 anni, che andranno in pensione, fortunatamente per loro, nei prossimi 10 anni, lasceranno un vuoto che difficilmente sarà colmabile. Questo è un tema che riguarda tutto il sistema lombardo, milanese, ma nazionale, in cui quindi il ruolo delle aziende pubbliche sarà ancora più importante, non soltanto perché lì, devo riconoscere, le competenze ci sono, in capo le competenze ci sono, si è superata finalmente la dicotomia azienda pubblica, azienda privata, l'azienda privata funziona sempre, l'azienda pubblica no, non è vero. Sono stati fatti da tanti esempi di aziende pubbliche che funzionano e non hanno nulla da invidiare alle aziende private, anzi credo che dire che non hanno nulla da invidiare alle aziende private sia come riconoscere una sorta di pregiudizio che non esiste nei fatti. Credo davvero che questo imponga di avere una classe dirigente dei manager pubblici, su questo Conservi sta facendo un grande lavoro con i master, con le formazioni che vengono fatte, davvero all'altezza della grande sfida che abbiamo, perché le sfide della sostenibilità e tutte quelle che magari non immaginiamo ma che ci saranno tra 10 anni, le possiamo fare se ragioniamo in termini di grandi aziende. Vi do un dato che secondo me racconta tantissimo del settore idrico, che è quello che conosco meglio. Ci sono più di 1000 gestori del servizio idrico in Italia.
laddove c'è una logica industriale gli investimenti sono 56 euro ad abitante, laddove non c'è una logica industriale, si gestisce il servizio in economia, gli investimenti sono 8 euro ad abitante. C'è un'enorme differenza che poi ci porta ad avere il 40% di perdite della rete idrica. Questo è proprio una riflessione a partire dal legislatore. Noi devo dire che su questo siamo molto avanti, perché in Lombardia abbiamo tante aziende pubbliche che riescono a fare investimenti sul territorio, vada fatto sulla dimensione delle aziende e della gestione dei servizi, ma anche sul ruolo delle aziende e dei manager che li guideranno nei prossimi anni. Grazie a lui. Vorrei oltre, anche perché la giornata, sapete, tutti, per chi ha la fortuna di festeggiare la serata, però abbiamo un aperitivo dove possiamo scambiarci anche magari delle domande, delle impressioni. Ringrazio tutti i partecipanti, sì, ringrazio Viaggio Longo, è disponibile a autografare i libri che sono gentilmente offerti da Conservizi, quindi grazie della presenza, superiore alle previsioni, ma ci servirà per i prossimi incontri di lezione. Grazie. Grazie, grazie. Grazie di essere venuto.